Prima di lasciare la parola, do qualche notizia, diciamo, anche sulla carriera prestigiosa del professor Luisi. Allora, è un chimico formatosi alla scuola normale di Pisa, ha avuto prestigiose collaborazioni in tutto il mondo con diciamo chimici ovviamente dagli Stati Uniti fino a Leningrado. Nel 1985 ha fondato la Settimana Internazionale di Cortona, dedita all'integrazione tra gli studi scientifici e gli studi umanistici. Si interessa di evoluzione prebiotica e meccanismi di formazione delle prime strutture vitali. È docente dal 1970 all'Istituto Federale di Tecnologia di Zurigo, una delle strutture accademiche più importanti del mondo dal punto di vista tecnologico, e ha attualmente collaborazioni anche per corsi di biologia con l'Università degli Studi Roma III, e dal 2015 ha iniziato a scrivere mensilmente sulla rivista Wall Street International. Grazie molte per la sua presenza, le lascio lo spazio e buona conferenza a tutti. Grazie. Il mio compito è quello di raccontarvi qualcosa sulla visione sistemica, e la ragione di questo mio invito per lo più risale a questo libro che ho avuto l'avventura, l'onore di scrivere con Frigio Capra qualche anno fa, libro che così ha avuto una certa diffusione, libro scritto a quattro mani e che ha l'ambizione di raccontare cosa sia questa visione sistemica della vita, appunto indirizzandosi a tutti i vari aspetti della vita, la vita biologica, la vita sociale, la vita politica, la vita economica. E questa mia presentazione... Ammetto di pubblicità, questa è la versione, c'è anche in italiano. Questa è la versione italiana fatta a tempo di record da Aboca. E in questa mia presentazione, per capire cosa sia il pensiero sistemico, è bene forse partire dal paradigma che ha accompagnato i nostri secoli prima di questo. Questo era... Questi erano i secoli, gli ultimi due secoli, dominati dal pensiero meccanistico di Cartesio. Nello spettro... Pronto? Se lo tiene non così, ma così. Lo tengo così, ok, vediamo qua. Allora, stavo ricordando il vecchio Cartesio, che l'uomo, ha ragione, no, che ha dominato col suo pensiero gli ultimi secoli della nostra filosofia e conoscenza. Vi ricordate questa vecchia storia della divisione tra cogitans e rex extensa, e in questo periodo in cui sembrava che tutto quello che avvenisse nel mondo esterno potesse essere spiegato sulla base della fisica di questo gigante della scienza e della filosofia, Isaac Newton, l'uomo che ebbe questa così importante illuminazione che la caduta di un grave corrispondesse dal punto di vista delle leggi della fisica addirittura al movimento degli astri nel cielo. Questa visione meccanista si chiama meccanista proprio perché per quanto riguarda la vita, per esempio, si diceva che la vita non era altro che un meccanismo composto da parti
studiare i sistemi cosiddetti complessi, cioè formati da più parti che venivano a interagire tra di loro, vediamo un po' se c'è un modo di... devo trovare la mia posizione, che non è né quella di seduto, vediamo un po', scusatemi, devo trovare. Ecco, c'era per esempio questa procedura analitica, per cui dato un sistema complesso, diciamo un organismo, quello che si faceva, data una farfalla, si tagliavano le ali della farfalla, si tagliavano le zampette della farfalla, si studiava questa parte da sola in tutti i modi, con l'idea poi che la farfalla, la conoscenza della farfalla, fosse semplicemente data dalla somma delle conoscenze delle varie parti. E questo tipo di procedura, e anche sulla base della filosofia di Newton, ha dato tutta una serie di risultati positivi anche all'economia e ha veramente regnato per oltre due secoli, fino però a portarci anche a questa famosa dicotomia tra, che è la cosa centrale di questa filosofia cartesiana, questa dicotomia, questo divorzio tra le cose materiali e le cose della coscienza, le cose dello spirito. Quindi si vive con questa visione meccanistica, in questa dualità tra la scienza come lo studio della realtà obiettiva, qualcosa che è al di là, io scienziato osservo quello che succede e questa è la scienza, ma questo non mi dice nulla di quello che succede dentro di me, dentro la mia anima, dentro il mio spirito, e con questa dualità si è andati avanti ed è ancora una dualità che ci interessa, vedremo come. Però questo pensiero meccanista cominciò ad andare in crisi con gli inizi dell'altro secolo, che vide una fioritura di persone straordinarie come John von Neumann fino a Bateson, fino a Heinz von Förster, Alan Turing, Norbert Wiener, persone che, badate bene, lavoravano anche indipendentemente l'una dall'altra, che però per una strana coincidenza, quella che si chiama appunto evoluzione connettiva, arrivarono più o meno a concetti di rottura con il mondo meccanista, introducendo cose come l'auto-organizzazione, complessità e appunto il nostro system thinking di cui ora parleremo. Parlavano di proprietà emergenti, cosa sono lo vedremo, proprietà collettive, di non linearità. E ecco che una prima domanda che si può fare al mondo meccanista: vedete una farfalla, questa farfalla in effetti è composta da cose diverse, ci sono le ali che sono materiale di tipo seta, poi c'è questa cartilagine, il corpo, antenne che sono proteine dure, ci sono gli occhietti, tante parti. Sì, ecco la domanda che mette in crisi il pensiero meccanista: ma come fanno tutte queste parti a sapere che appartengono alla stessa entità? Perché questa cosa si muove come se fosse un tutt'uno. E allora, se io studio questa ala da sola e magari trovo tutti i componenti chimici e anche tutte le strutture interne, è chiaro che questo non mi potrà mai dire niente sull'entità del tutto, che è una cosa che vola e che vive. E per farvi un discorso ancora più concreto su questo,
Andiamo a vedere qualcosa che noi tutti conosciamo, per esempio il nostro corpo, veramente un sistema complesso, formato da tante parti. E questa figurina che vi ho fatto rappresenta gli organi. Tutte le mie slide sono in inglese, per quello chiedo scusa, ma credo siano abbastanza chiare. Vedete, da reni a polmoni alle arterie, e tutti questi organi sono collegati tra loro da frecce, le quali frecce non sono dovute alla fantasia dell'artista che mi ha fatto questa figurina, ma rappresentano realtà fisiologiche, nel senso che l'intestino non può fare il suo comodo senza considerare quello che succede nello stomaco, e il cuore non può battere quanti colpi al minuto vuole senza considerare lo stato e la situazione di tutti gli altri organi. Tutti gli organi sono collegati l'uno con tutti gli altri, e la situazione che si ha in una orchestra in cui tutti i suonatori devono essere in modo tale che ognuno sente e rispetta quello che tutti gli altri suonatori fanno. L'armonia viene fuori solo dalla interazione positiva e attenta di uno con tutti gli altri. E questo discorso di un sistema in cui le parti sono collegate l'una con l'altra, in modo tale che nessuna di queste ha una sua autonomia propria. Sì, potete tirar fuori il fegato, ma questo fegato che guardate come elemento da solo non vi dirà mai niente sulla vita dell'intero organismo. E poi può anche succedere, vedete, che col tempo alcuni di questi legami si rompano, la vecchiaia, la malattia, fino ad arrivare a un punto che noi chiamiamo morte, in cui tutti gli organi sono ancora lì, magari per qualche minuto, qualche ora, magari qualche giorno, ma non collaborano più l'uno con l'altro. La morte è una situazione di frammentazione, mentre la vita è una situazione di integrazione delle varie parti. Infatti una delle domande che ponevo ai miei studenti è, dice, guarda, qui c'è un cavallo vivo e scalpitante, qui ce n'è uno morto adesso. Il cavallo morto ha tutto il sangue, tutte le proteine, tutto il DNA, tutti gli ormoni di quello vivo. Ma allora, se quello ha tutto, perché lo chiami morto? E lo studente intelligente immediatamente dice, signor professore, questo è il cavallo morto, sì, c'ha tutto, ma le varie parti non collaborano più l'una con l'altra, non è più un sistema, ma è una frammentazione dove le parti non parlano l'uno con l'altra, mentre questo è il cavallo vivente. E questo è vero un po' per tutto, questo può essere il nostro corpo con i vari, ma può essere qualsiasi cosa, può essere il mercato comune, per esempio, dove le varie nazioni formano un mercato comune quando collaborano, integrano, scambiano merci, cultura, uomini l'uno con l'altro, e ovviamente poi magari c'è anche qualcuno che tenta un Brexit, questo rappresenta per esempio anche un ospedale dove c'è il capo reparto che devono collaborare con
infermieri, e questi devono collaborare con quelli che fanno analisi, addirittura con quelli che lavano le stanze dei pazienti, con la portineria, e c'è un ospedale che funziona solo quando tutte queste funzioni sono in qualche modo in contatto, in armonia l'uno con l'altro. Quindi in un certo senso questo discorso sistemico è una cosa molto banale, non è una invenzione, è qualcosa che esiste già da tempo in strutture che funzionano, e quelle che funzionano sono appunto caratterizzate da questa vicendevole, da questa mutua interazione. Ecco, qui ci si parla di morte, e qui sarebbe opportuno, ma non abbiamo tempo, cominciare un discorso abbastanza complesso sulla relazione tra morte e vita. Io come insomma scienziato che appartengo al life science ho avuto molti colloqui con anche sacerdoti, e sul discorso cos'è la vita abbiamo sempre trovato un tipo di accordo. Sulla questione invece cos'è la morte, quando uno scienziato parla con un sacerdote, sia cristiano sia buddista, ecco, c'è veramente un gap. Il religioso non accetta quello che accetta la scienza, che con la morte l'individuo scompare e restano solo molecole, atomi, che poi si ricombinano tra di loro per formare altre forme, ma con la morte l'essenza del vivente, l'individualità, sparisce. C'è l'anima, c'è la reincarnazione, su questo tra scienza e religione probabilmente non si troverà mai un accordo. Ecco, questo discorso delle parti che interagiscono ha in questa letteratura anche dei concetti complementari, in certo qual modo overlapping, e uno di questi molto bello è il concetto di emergenza, il concetto di proprietà emergenti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando c'è un sistema e ci sono delle parti che interagiscono tra loro, può succedere, non deve succedere sempre, ma può succedere che questa interazione delle parti crea qualcosa di nuovo. Nuovo nel senso che questa cosa nuova non è presente in nessuna delle parti componenti. È un discorso semplice e vecchio. La formazione di una complessità più alta che porta proprietà nuove che non sono presenti nei componenti. E il famoso discorso l'intero è più della somma delle parti, di sapore New Age, ma anche di sapore di buonsenso, perché non è una cosa strana. La storia della filosofia sull'emergentismo comincia molto presto, addirittura alla metà del XIX secolo, con i cosiddetti emergentisti britannici, e poi va fino ai giorni d'oggi, e questi è il famoso esempio portato nel 1844 dai emergentisti britannici, dicevano, si era agli inizi della scoperta della chimica, dice: guardate, quando si forma acqua da idrogeno e da ossigeno, l'acqua come liquido trasparente che bolle a 100 gradi, solidifica a 0 gradi, a un indice di rifrazione, queste sono tutte proprietà che non trovate né nell'idrogeno né nell'ossigeno, quindi sono tutte proprietà nuove
che derivano dalla interazione dell'ossigeno con l'idrogeno. Queste due parti, a noi oggi ovviamente questo discorso sembra così banale, perché qualsiasi composto chimico formato da carbonio, idrogeno, tutto quello che volete, ovviamente un composto chimico formato da più atomi ha sempre proprietà che non sono presenti negli atomi stessi, ma a quei tempi la cosa fece un certo scalpore, fu discussa a lungo e poi si videro esempi anche nella semplice geometria. Dice, tu prendi delle linee, io queste linee le chiudo e faccio qualcosa di qualitativamente nuovo, faccio una superficie che ovviamente non è presente nelle linee, poi dice, prendo quattro di queste superfici, le chiudo e trovo un concetto nuovo, quello del volume. Ecco che le proprietà emergenti si aumentano in qualità, ma la chimica poi è tutta piena. Prendete il sapone quando vi lavate le mani la mattina, sono cosiddetti surfattanti, sono i quali non appena li mettete in acqua formano micelle, e le quali micelle hanno una parte oleosa, queste catene idrocarburiche, queste teste polari, e questo è quello che aspira lo sporco dalle vostre mani. Vabbè, comunque si forma un compartimento, proprietà nuove che ovviamente non sono presenti nelle molecole di sapone. E molti altri esempi, vi do un esempio estremo nel caso delle proteine che trasportano ossigeno, la mioglobina, che è una proteina che se ne sta ferma nei tessuti, pigra, sta lì buona, e la emoglobina, che invece è una grande lavoratrice, se ne va a giro per le arterie e le vene, c'ha quattro siti di legame di ossigeno, questi qua, è formata da quattro catene del tutto simili a quella della mioglobina. Però queste quattro catene sono lì e allora interagiscono fra di loro. E guardate cosa succede. Che quando studiate l'effetto della pressione sul percento di acquisizione di ossigeno nella mioglobina, catena singola, emoglobina, quattro catene, qui dove c'è l'alta pressione nei polmoni, ovviamente entrambe sono circa 100% cariche, poi la mioglobina c'è un andamento normale, l'emoglobina, dove ci sono quattro catene che collaborano tra di loro, c'è un andamento sigmoide, così che quando si arriva nei tessuti l'emoglobina perde interesse per l'ossigeno, vedete, c'è un po', e il quale ossigeno allora va sulla mioglobina. Lo scambio, cioè la respirazione, per cui l'ossigeno va dalla emoglobina alla mioglobina, e questo è dovuto complessamente, ma al fatto che queste quattro catene parlano tra di loro in modo tale che il legame dell'ossigeno non è più un semplice legarsi a un sito, ma legandosi modifica le proprietà della macromolecola in modo da farla assumere un andamento sigmoide, che è la base della nostra respirazione. E si potrebbe andare avanti con queste cose in biochimica delle cose che interagiscono fra di loro formando proprietà nuove. I muscoli, per esempio, o il DNA, che è l'esempio più magnifico, con queste catene capaci di riprodursi. O appunto mettete un acido nucleico dentro un astuccio proteico, formate un virus, e il virus ha proprietà virali quando le due cose sono insieme. Se prendete solo l'acido nucleico, solo la proteina, non c'è attività virale. Solo quando si mettono insieme viene qualcosa di nuovo che si chiama appunto infezione.
E poi naturalmente l'esempio più magnifico delle proprietà emergenti è la vita stessa. Se prendete una cellula, che è l'elemento più semplice di vita, un batterio per esempio, ecco, nel batterio trovate acido nucleico, proteine, zuccheri, saponi, ormoni, varie molecole. Nessuna di queste prese in isolamento da sola è vivente. Mettete tutte queste cose insieme in una particolare concentrazione di salinità, eccetera, avete qualcosa di nuovo che si chiama vita, il che non è una cosa banale, e si potrebbe anche parlare molto a lungo e criticamente di questo tipo di emergenza, ma questo è quello che si vede. L'emergenza ha un compagno opponente che si chiama riduzionismo, e che nella letteratura viene spesso opposto all'emergenza, nel senso che l'emergenza ha a che fare con le proprietà che derivano dall'insieme dell'interazione, mentre quando si parla di riduzionismo si guarda al singolo elemento. E per esempio la forma più estrema di riduzionismo di Ayala, ma anche di Francis Crick, di Feynman e di molti altri, è che quello che abbiamo noi sono solo atomi e molecole, non c'è niente che non sia atomi e molecole, il che io, come ovviamente, rifiuto, ma lo rifiuto in questo senso, e questo è un punto interessante, che si può essere riduzionisti e emergentisti al tempo stesso, in questo modo, che sì, io esamino me stesso, faccio un'analisi chimica, trovo solo atomi dentro di me, non trovo altro. Però questi atomi non potranno mai essere in grado di spiegare le proprietà di questo coso, e cioè tutto quello che ha a che fare con proprietà, qualità, quindi sentimenti, intelletti, cognizioni, non può essere spiegato sulla base di atomi. Quindi, data una certa realtà vivente, si può accettare la visione riduzionista dal punto di vista di struttura, dal punto di vista analitico, non si può accettarla dal punto di vista che tale visione atomica possa spiegare le qualità. Ci vuole qualcosa in più, e questo qualcosa in più è dato appunto dall'emergenza, dal fatto che quando le cose si mettono vicine saltano fuori qualità nuove, che sono via via sempre più complesse, più le parti diventano anche più complesse, fino ad arrivare in qualche modo non ben chiaro e ancora abbastanza misterioso a una qualità che si chiama vita, che è sì composta da atomi e molecole, ma in nessun modo è spiegabile con atomi visti, presi in isolazione. Ci sono varie cose da discutere sulla emergenza, ma si andrebbe troppo probabilmente in dettaglio, ma per esempio questo discorso, si possono prevedere a priori le proprietà emergenti. Io prendo due cose, due metalli insieme, posso prevedere che viene fuori un semiconduttore? No. Diciamo, in genere si accetta in scienza che le proprietà emergenti non possono essere previste a priori sulla base delle proprietà delle parti non interagenti. E c'è una lunga diatriba sull'argomento, e sono due scuole, l'emergenza forte, per cui è come
Di principio è impossibile spiegare le proprietà emergenti sulla base, è impossibile spiegare le proprietà dell'acqua sulla base delle proprietà dell'idrogeno e dell'ossigeno. Questa è la scuola forte. La scuola debole ti direbbe, beh, non è che sia proprio impossibile come linea di principio, è che per calcolarmi, per prevedere le proprietà dell'acqua sulla base delle proprietà dell'idrogeno e ossigeno separati, mi ci vorrebbe un computer grande come tutto il mondo e poi forse milioni di anni di... Ma in linea di principio ce la farei. Insomma, è una differenza che si stanno ancora, stanno ancora discutendo su questo. Un recente convegno di 2 anni fa ancora parlavano di questo. Qui vi faccio vedere un libro di Francis Crick, che come sapete è quello che insieme a Watson e Crick, quelli della doppia elica, il quale Watson, il quale Crick, British as ever, negli ultimi anni della sua vita ha lasciato la fredda Albione e se n'è andato in California al sole, e lì in California ha studiato per gli ultimi 20-30 anni della sua vita quella che lui chiamava la scienza dell'anima, the science of soul, intendendo con questa parola soul non molto chiara, ma prevalentemente la coscienza. E in questo libro scritto nel 1882, The Astonishing Hypothesis, fa questa hypothesis che per lui era astonishing e per molti altri molto banale, secondo la quale ipotesi la coscienza, quindi la percezione del sé, la esperienza soggettiva dell'essere, non è altro che una proprietà emergente del cervello quando il cervello ha raggiunto una soglia critica di complessità tale da poter riflettere su se stesso. È una definizione che la scienza moderna non accetta completamente, ma è una delle prime avvisaglie degli studi della coscienza dal punto di vista di biochimico. Ecco, questo discorso qui, parlando di vita, insomma, dove dice sì, tu hai detto che per esempio la vita è tutta una serie di interazioni mutue di organi, eccetera. Bene, ma questo è vero anche per il mio orologio. Il mio orologio è composto da tanti parti, che tante rotelline che interagiscono l'una con l'altra e fanno sì che alla fine il mio orologio funzioni. È vero anche per la mia automobile, che è composta da così tante parti, e poi però l'automobile funziona. Qual è allora la differenza tra una macchina e un sistema vivente, quello, il tuo omino con tanti organi? Non è la stessa cosa. Ecco, questo discorso che fu fatto appunto agli inizi del secolo scorso da tutti quei signori di cui vi ho fatto vedere una slide, Bateson, Wiener, Alan Turing, Neumann, eccetera, porta a questa domanda: what is life? Cos'è allora la vita? Com'è che la vita si differenzia nel suo comportamento dal comportamento di un orologio? Vi faccio questo, poi facciamo una piccola pausa. Per capire questa differenza tra l'orologio e la farfalla, vi porto in nuce il discorso dell'autopoiesi di Maturana e Varela, la cosiddetta Santiago School. Maturana e Varela erano due cileni che hanno lavorato a lungo in America, in Inghilterra, da tutte le parti del mondo, ma originari erano di Santiago de Cile,
e la loro scuola si chiama ancora Santiago School. Maturana è ancora vivente, ancora attivo, quasi credo novantenne. Santiago, Francisco, mio buon amico, è morto dopo un trapianto di fegato una decina di anni fa. Ma ecco, eccolo, in una delle mie cortona, qui siamo nel 1985. Ecco, loro, per rispondere alla domanda cos'è la vita, dice andiamo a andare lì dove la vita ha la sua forma più semplice possibile, e questo a livello di microbi unicellulari, microbi che sono una frazione di millimetro, per esempio 50-100 micron, e guardando ad una cellula, beh, vi faccio un cartoon, dice questa è una cellula in cross section dove c'è una membrana che ha la funzione di lasciare entrare solo dei nutrienti specifici e rifiutare tutti gli altri, e ha la funzione di lasciare andare via dei cataboliti, roba che non serve più, waste. All'interno ci sono tante tante trasformazioni chimiche, zuccheri che vengono bruciati, vitamine che vengono sintetizzate, proteine che vengono idrolizzate, e in ognuna delle nostre cellule di fegato in questo momento vanno avanti forse 10.000 ogni secondo trasformazioni chimiche. Sì, ma se è così, se ci sono tutte queste trasformazioni chimiche, com'è allora che se osservo questa cellula al microscopio, questa cellula rimane sempre se stessa? E se prendo una ameba sotto il microscopio, dentro l'ameba ci sono probabilmente 30.000 trasformazioni chimiche al secondo, ma rimane sempre una ameba. E in fondo questo è vero anche per una gallina o per un cane, che sono il luogo di milioni di trasformazioni, ma c'è questa continuità, ma no, non è continuità, perché ci sono... Come si spiega questo paradosso del vivente, che per cui la cellula tiene a mantenere la propria identità, la vediamo, a parte l'invecchiamento, ma insomma nel giro dell'osservazione, a dispetto di questo numero enorme di trasformazioni. Ecco, questo è tutto il segreto della vita dal punto di vista chimico. Una prima risposta banale alla domanda What is life? La cellula è tale per cui mantiene se stessa attraverso un processo di rigenerazione di tutto quello che viene trasformato. Cioè lo zucchero viene bruciato, sì, ma la cellula se lo rifà. La mia emoglobina dura solo 2-3 giorni, viene distrutta, ma viene rifatta dal di dentro. Io mi faccio la barba ogni mattina e questa barba rinasce ogni mattina. Non so se lo sapete, ma le vostre cellule, tutte tranne 5-6 tipi, vivono solo 2-3 mesi e poi vengono distrutte, sì, ma vengono rifatte dall'interno del corpo. Ecco, la vita è una fabbrica che rifà se stessa dal di dentro, ovviamente a spese di energia e nutrienti che vengono dall'esterno, ma questo paradosso dell'essere sempre se stessa a dispetto di tutti questi processi di trasformazione è dovuta al fatto che la cellula si rifà sempre di nuovo, e quello che è vero per un microbo è vero per la gallina, per il cane, per l'uomo. La vita quindi come fabbrica rigenerativa di se stessa. Questo è una rigenerazione dall'interno delle sostanze chimiche, non ha niente a che fare con la duplicazione cellulare, eccetera.
E quello che la scuola di Santiago dice è che si tratta di un automantenimento dall'interno, dovuto a una rete di interazioni, rete di interazioni definiti dal sistema stesso. Quindi è il sistema che è costruito in modo tale da rigenerare tutto quello che sparisce, e quindi è un sistema ciclico per cui lui, il sistema, rimane sempre se stesso, grazie a energia e cibo dall'esterno, ma c'è questa costanza della struttura. Dicono Maturana e Varela, i sistemi viventi trasformano inside, dentro se stessi, la materia. Come? In tal modo che il loro prodotto, cos'è il loro prodotto? È la vita, è l'organizzazione stessa. E più, dice, la cellula vivente è definita dalla sua organizzazione, e quindi, ecco la visione sistemica, e quindi deve essere vista in termini di interazione di tutte le sue parti e non in termini delle proprietà di ciascun componente. Perché se prendi il DNA da solo, o le proteine da sole, o gli zuccheri da soli, questi non ti dicono nulla, quando isolati, su quello che è la vita. Avete domande fino a qui? Sì, prego. Vuoi questo? Sì. No, due cose. Allora, uno, innanzitutto il discorso, appunto, vita, come il DNA comunque è un progetto, diciamo, che in sé dovrebbe contenere l'insieme, diciamo, del progetto e di organizzazione della materia, eccetera, come eccetera. No, sì, certo, certo. Però è un progetto. Ah, ho capito. È la cellula che fa il DNA. Ci sono milioni di tonnellate di DNA nel mondo, ma tutto il DNA è formato, costruito da cellule viventi. Il DNA da solo lo metti in una, non fa assolutamente nulla. Diciamo, della retroazione positiva e negativa, come entra in tutto questo come elemento di organizzazione e disorganizzazione. L'altra è i sistemi non lineari, cioè praticamente poi teoria della catastrofe, teoria del caos, eccetera, come elementi di discontinuità che mutano le regole del sistema. Cioè, come entrano in questa, in questo tipo di discorso? Diciamo, l'autopoiesi si riferisce alla domanda cos'è la vita, e risponde a questa domanda analizzando il comportamento della cellula vivente, e questi discorsi di retroazione eccetera sono in fondo dettagli rispetto a questa domanda principale. Maturana e Varela parlano a lungo di questo. Tu prendi il loro libro, che è stato un grande best seller, come si chiama, il loro libro, come? No, quello dopo, ma quello prima proprio è l'albero, l'albero della, bravissima, l'albero della conoscenza, che è stato tradotto in credo 30 lingue ed è scritto in modo molto, lì ci sono delle pagine interessanti su quello che dici tu, ma alla fine del discorso del what is life, cos'è la vita, perché sono un po' addentellati, insomma, importanti, ma non fondamentali per rispondere alla domanda cos'è la vita, insomma. Quello che hai citato, il pensiero complesso è molto vasto, quindi stiamo parlando
sostanziale genetica importantissima che tutta la parte biologica. Però per esempio la teoria delle catastrofi è una teoria di un matematico e quindi proviene da un altro tipo di campo, o la teoria del caos, i sistemi biologici sono caos organizzato, quindi la teoria del caos osserva il caos organizzato, deterministico, e il caos invece disorganizzato, quindi si applica, diciamo così, ad altri campi. Sono tanti, infatti se uno va su Wikipedia trova e questo, l'introduzione che avevamo fatto era proprio quella di creare un cappello generale. Poi qui adesso stiamo analizzando un campo, durante la giornata affronteremo anche gli altri che erano quelli che citavi tu. Ma come fai a parlare di vita senza parlare di ambiente? E qui appunto entriamo in questo discorso dell'ambiente introducendo una parola molto importante per maturare nella Valera, che è quella di cognition, cognizione. Qui vedete infatti una ameba che prende il suo cibo, oppure un elefante che prende le varie banane e foglie, ma tutte queste cose che l'elefante o l'ameba prende ovviamente servono alla sua vita e quindi sono parte della sua vita. Ora, questo termine cognizione che loro adoperano in questo caso significa questo, ed è un concetto banale e profondo al tempo stesso. Cognizione per loro vuol dire che ogni organismo, anche il microbo, è capace di riconoscere il proprio ambiente e interagire con esso. Il pesce con l'acqua, il baco di terra con il fango, l'uccello con l'aria. Se invece mettete un pesce in aria o l'uccello nel fango, ovviamente c'è sempre quindi questa interazione particolare con un ambiente specifico, la capacità di riconoscere il proprio ambiente e di interagire positivamente con esso viene chiamato da loro cognition, cognizione. Ecco, vedete qui ogni organismo interagisce con l'ambiente in un modo specifico attraverso i trucchi sensoriali sviluppati dall'evoluzione. Il pesce ha tutto quello che è necessario per riconoscere e interagire con l'acqua, il verme di terra ha tutto quello che è necessario per interagire con il fango e così via. Ecco, vi faccio degli esempi. Per esempio qui vedete questo ragno che con pezzi e boccone di quello che ha trovato intorno ha costruito la sua tela, ma la tela l'ha fatta lui, l'environment è creato da lui, però è l'environment, è l'ambiente che poi permette al ragno di esplicare la propria essenza, la propria vita. Quindi c'è una doppia freccia, una che va dal ragno alla costruzione dell'ambiente, l'altra che va dall'ambiente creato alla vita stessa. Quindi questo environment non è qualcosa di passivo che è lì in modo, e così è per questo nido di termiti che è stato fatto da loro, ma una volta fatto permette a loro di vivere. E poi un esempio che conosciamo un po' tutti meglio è quello di questo animale che si chiama Homo, che ha costruito tutte le sue scuole, chiese, strade, e tutta questa cosa permette al Homo di vivere, però è stata fatta da lui. Quindi c'è questa, quando si parla di vita, allora c'è un livello più ampio, a livello sistemico maggiore, per cui c'è questa struttura biologica, l'ameba o l'elefante,
però c'è anche l'ambiente e i due interagiscono l'uno con l'altro, la struttura biologica con l'ambiente, attraverso questo sistema cognitivo. L'elefante sa che la banana gli fa bene e così via, e il pesce sa come vivere nell'acqua. Quindi vita vista anche in termini di questa trilogia. Ecco, vi mostro di nuovo dei batteri che sono cosine piccole, anche questo è una frazione di millimetro, vivono in genere in colonie, cosa di per sé molto interessante, ma fuori da questo discorso. Ma faccio ora uno zoom biologico, cioè entro con lo zoom del biochimico all'interno di queste migliaia di reazioni che determinano la vita di questo esserino semplice. Guardate cosa trovo. Questa è una cosiddetta mappa metabolica. Se non conoscete la biochimica non importa. Sono parte delle reazioni all'interno di un... Questo è il batterio del nostro guts, del nostro sistema digestivo, non importa. Il punto essenziale è che ogni punto è un composto chimico, ogni linea è una trasformazione chimica, ognuna di queste è catalizzata, come si dice in gergo, da una proteina specifica per tale reazione. Quindi vedete all'interno di questo microbo quale complessità. Migliaia di proteine che catalizzano mille reazioni diverse, ma soprattutto vedete che tutto è collegato a tutto. E quindi se vi ponete la domanda, sì, tu mi hai fatto vedere un batterio, ma dov'è localizzata la vita di questo batterio? La risposta è: la vita non è localizzabile, la vita è l'intero sistema di system view, l'intero sistema del batterio. Non c'è un punto, non c'è una causa prima, non c'è un inizio, non c'è una fine, tutto è collegato l'uno all'altro. Ed è il discorso quindi di un sistema collettivo senza un leader, senza un punto centrale di comando. Il punto centrale di comando non c'è, c'è il collettivo, e così che la vita cellulare è una proprietà globale, distribuita. Non è dovuta a un particolare centro, a un particolare composto, non certo al DNA, o a una reazione particolare. E la stessa cosa vale a livello macroscopico. Non c'è un punto nel mio corpo dove posso dire: qui è il signor Luisi. Il signor Luisi è l'insieme del suo corpo con tutto quello che c'è dentro, ma anche l'insieme delle sue nozioni, della sua educazione, dei suoi pensieri, di tutto quello che ha passato, sono tante, tantissime cose che confluiscono nel creare quello che si chiama, in un certo senso, io. Ma questo è vero anche per... mi domandate, dov'è localizzata New York? New York è New York. E ci sono tanti sistemi collettivi, anche il volo degli uccelli, gli stormi che se ne vanno da un continente all'altro. C'è un'intelligenza collettiva senza che ci sia un leader, e questo è uno dei sistemi, dei concetti fondamentali della teoria della complessità, su cui sarebbe bello soffermarsi, non abbiamo tempo. Invece voglio ritornare a questo discorso della cognizione, perché allora se tutti i sistemi viventi sono cognitivi, come dicono loro, allora anche i batteri sono cognitivi. Sì, ma non lo sanno. Ecco, questo è un punto molto, molto delicato. E per spiegarvi un po' più la difficoltà di questo, vi porto con me
in una piccola parentesi, facciamo un viaggio insieme di 5 minuti in Bhutan. Qui vedete il famoso Tiger Nest, siamo a 3.000 metri. Siamo a 3.000 metri, grazie. 3.000 metri, questo tempio è stato fatto dai monaci, non ci sono strade, c'è un sentiero ripido, quindi se lo sono fatto. I monaci ci mettono dal basso un'ora per arrivarci, io ce ne ho messe tre e sono arrivato morto. Comunque quello che facevo qui, un'idea, è di insegnare in un monastero buddista. Solo in seguito mi fu detto che questo monastero era un nanneri, erano suore, e insegnare loro scienza. Non per insegnare loro i nostri concetti di scienza, ma il concetto che viene dal Dalai Lama è che questi monaci devono conoscere quello che la scienza moderna racconta, non necessariamente per crederci, ma per averne una certa conoscenza. E quindi io per 2 settimane, 4 o 6 ore al giorno, lavoravo con queste ragazzine. Ecco, ma quando c'erano dei punti, perché divenne anche un discorso, una diatriba tra scienza e buddismo, quando dissi loro che i batteri sono cognitivi ma non lo sanno, ecco, la loro risposta era: questo professore è venuto da lontano, sembra intelligente, ma non ha capito le cose fondamentali. E dice: dici che i batteri sono viventi ma non hanno mente, che nonsense. Perché avevo raccontato prima che per esempio l'ameba si muove in un gradiente di zucchero apparentemente per alimentarsi. Però avevo anche detto loro che questo discorso dell'ameba che sale nel gradiente di zucchero per alimentarsi è una proiezione della mente dell'osservatore scientifico. L'ameba non sa cos'è lo zucchero, non sa cos'è il gradiente, non sa cos'è il cibo. L'ameba fa quello che deve fare, cognition, a seconda, seguendo i dettami dei suoi geni, quindi come un orologio, come un sistema quasi meccanico. C'è cognition, ma non c'è la coscienza di esserlo. E da qui ci stendemmo alla domanda, vi faccio anche a voi, ci pensate, una lucertola sa di essere una lucertola? Ho fatto questa domanda anche ai miei studenti più volte e non c'è mai stata unanimità, perché ovviamente non c'è modo di sapere scientificamente se la lucertola sa di essere una lucertola, quindi è solo a un certo punto una intuizione nostra o qualche osservazione collaterale, ma sono domande importanti se gli altri animali sanno di esistere, sanno di essere. Questo ci porterebbe al discorso anche della coscienza umana, che diventa molto difficile, ma come sapete la scienza moderna della coscienza dice che non c'è alcun modo scientifico per appurare che tu hai coscienza. Sento la mia, la esperienza soggettiva, ma non c'è nessun modo per appurare che tu anche ce l'hai. Tu sei come me, c'hai la mia intelligenza, probabilmente sì, ma non c'è alcun modo per appurarlo, tantomeno in un animale. Ma insomma, queste sono tutte cose che importanti da discutere, da pensare. E ecco, in un'altra, poi si parlava di morte, e dici, la scienza dice che dopo la morte c'è un reshuffling di tutte le molecole,
Ah, dice, questo è il vostro concetto di reincarnazione. No, ma insomma, noi non parliamo in scienza di reincarnazione, diciamo solo che le molecole che sono dentro di me, per esempio, sono state usate 10.000 volte nel passato. Le molecole, gli atomi che ho io erano parte dei dinosauri, erano parte delle pietre di milioni di anni fa, ma non è questo il concetto di reincarnazione. Reincarnazione per voi vuol dire che c'è un'essenza della identità umana che si ripete, e questo non è presente nella scienza. E anche qui dicevano, poverino questo professore, no? E essere in Bhutan e non credere nella reincarnazione veramente, sono stato molto insieme diciamo, il vero buddista, anche occidentale, si riconosce anche in questo, quelli che credono occidentali nella reincarnazione, io ne ho conosciuti solo due o tre. C'è una resistenza troppo profonda dentro di noi a credere nella reincarnazione, ma queste sono cose. E questo appunto, due minuti, sì, poiché abbiamo parlato di buddismo, c'è una analogia interessante e profonda con la visione sistemica. Due minuti e ve lo racconto, perché il sistema anche vedico, ma anche quello buddista, è basato sul discorso della causalità, che questo determina quello e quello determina quell'altro, quindi tutta una cosa per cui alla fine si forma un sistema in cui ogni parte dipende, come quello, il Buddha appunto diceva: se c'è questa cosa, c'è quell'altra, e se questa non c'è, quell'altra è perché quell'altra non c'è. Questo discorso della linearità, della causalità lineare, il codependent arising: c'è quest'albero perché c'è il seme, sì, ma perché c'è la pioggia, perché c'è il sole, perché c'è il contadino che lo cura, perché la pioggia c'è perché c'è il vento, e il vento c'è perché, quindi uno tutto sistema. E questo, secondo, considerando questa causalità insieme al loro concetto che tutto cambia continuamente, il loro concetto di impermanenza, ecco, fa sì che siamo qui alla visione sistemica, che l'intero universo non è fatto di cose isolate, indipendenti, ma è un processo dinamico totalmente interattivo. E questo possiamo dirlo anche per la visione sistemica, perché anche lì nella nostra visione non c'è niente che sta da solo, nel senso che non ha un significato visto da solo, quando è visto come oggetto intrinsecamente autonomo. E anche nel caso della visione sistemica si può arrivare a una rete dinamica gigantesca. L'albero è collegato al terreno, il terreno è collegato a tutta una serie di fenomeni atmosferici, questo al cielo, e si va in avanti fino a considerare tutto il mondo. Ma qui vorrei aggiungere subito che questa similarità tra il mondo buddista e il mondo della visione sistemica è forse solo superficiale, perché la scienza moderna è ancora legata, e io penso sia bene che sia così, alla dualità, cioè c'è l'osservatore, lo scienziato, che osserva il mondo che è esterno a lui e lo trascrive, quella che si chiama terza persona, mentre il mondo del ricercatore spirituale buddista, quello vero,
è uno che tenta di superare questa dualità, cercando di arrivare in quella che si chiama appunto illuminazione, comunque nel cammino spirituale che vuole fare, alla unità, quella che chiamano oneness. Quindi apparentemente c'è questa similitudine, similarità, ma il fine ultimo del ricercatore spirituale buddista è quello di superare questa dualità, l'io e l'esterno, e mentre penso che la scienza vada bene così come nella sua dualità. Io voglio osservare quello che è al di fuori e descriverlo sulla base di legge che io conosco. Qui vi aggiungo che ci sono però degli scienziati che vengono chiamati spirituali, uno famosissimo è questo Albert, che però si parla di spiritualità quando lui dice cose del genere. Dice: quando contemplo i misteri dell'eternità, della vita e la meravigliosa struttura della realtà, non si può fare a meno di essere in awe. Awe è una bella parola inglese che vuol dire paura e meraviglia allo stesso tempo. E la spiritualità dei nostri scienziati in genere si ferma qui, a livello della meraviglia di quello che non riusciamo a capire. Avete ancora una domanda? No, entro nell'ultimissima parte. Sei contento di tutto? No, eh? Ecco, qui entriamo a parlare in modo sistemico di questo signore che viene sempre dipinto, Charles Darwin, così come un vecchio con la barba bianca, ma in effetti questo è ingiusto, perché lui era già molto famoso all'età di 30 anni, avendo fatto il viaggio del Beagle per oltre 4 anni, ma ancora prima di questo aveva scritto dei trattati, degli articoli di biologia che lo avevano reso famoso. Era già un tizio molto famoso con 30-32 anni, e grazie alle scoperte degli ultimi anni, soprattutto alla capacità di sequenziare il DNA, l'RNA, siamo arrivati a questo albero della vita, che appunto è la cosa più sistemica e più spirituale che la biologia moderna ci abbia mostrato. In questo, che qui è una figura parziale, tutte le specie viventi su questa terra, saranno un milione, poco più, sono tutte collegate tra loro in un andamento causa, perché questo viene da questo, questo viene da questo, questo viene da questo, e tutti proveniamo da un archetipo strutturale, il cosiddetto Luca, Last Universal Ancestor, che nei vari meccanismi di evoluzione ha dato luogo a tutte le specie viventi, qui divise in tre parti, i batteri, gli archei e gli eucarioti, nomenclatura che non ci interessa. Il punto essenziale è che tutto è collegato con tutto. Qui ci sono gli animali, che c'è un branching, trovate qui i mammiferi che si fanno un altro branching, e quindi usando un po' di retorica uno potrebbe dire che questo albero della vita è la cosa forse più spirituale che ci sia al mondo, in quanto ci dice che tutti siamo parenti, collegati l'uno all'altro da questo sottile filo storico che va fino in fondo, fino a qualche miliardo di anni fa. Ma c'è qualcosa di
anche di pillole amare, soprattutto per i credenti in questo albero della vita. Perché la scienza evoluzionaria moderna dice che tutta questa ramificazione è venuta non per un piano predeterminato. Non è che qualcuno, Dio o qualche piano evoluzionario, volesse fare questa banana gialla. Non è che si volesse fare il cervo con queste corna poderose. Tutto quello che c'è è venuto fuori attraverso il cammino a zigzag tortuoso e senza piano predeterminato dell'evoluzione, attraverso una cosa che si chiama, viene chiamata in gergo contingenza, che è, leggete solo questa parola, che è l'interazione mutua di fattori indipendenti che determina un evento. Per esempio, c'è un piccione che vola, si stacca una tegola da un tetto, pam, colpisce il piccione e lo uccide. Ecco, voi dite, guarda che accidente, guarda che caso. Sì, è un caso, ma se il piccione fosse stato 10 centimetri più a destra o più in alto, non sarebbe successo. Se ci fosse stato vento, non sarebbe successo. Se qualcuno avesse revisionato il tetto la settimana prima, non... Quindi succede questo evento a causa di tutta una serie di parametri, di fattori indipendenti tra loro, e così è anche nel caso dell'evoluzione. Non so se c'è una... Questo è J. Stephen Gould che ha messo fuori con forza questo concetto. E lui, per esempio, ecco, racconta, qui si va un po' nel... Ma vedete, questa è l'origine della vita, 3.5 miliardi di anni fa fino adesso. Lui dice, guardate che in questi 3.5 miliardi, oltre 2 miliardi di anni, la vita era abitata, la Terra era abitata solo da microbi unicellulari. Poi c'è stata la cosiddetta rivoluzione cambriana, dove tutto a un tratto sono nati gli organismi multicellulari, e lui dice questa famosa frase che è rimasta un'icona nella scienza moderna: run the tape again, gira il nastro di nuovo, indicando che se fosse rifatto ancora, questo punto, invece di avvenire qui 700 milioni di anni fa, avrebbe potuto arrivare 2 miliardi di anni dopo, oppure mai. Perché se la temperatura fosse stata un po' diversa, come l'uccellino, il piccione che vola, se l'acidità fosse stata più alta, se la pressione fosse stata diversa, non ci sarebbe stata la condizione per far nascere questi organismi multicellulari. Quindi, dice, avrebbe preso 12 miliardi di anni invece di 2, magari. E la conseguenza di questo però è che allora nemmeno l'uomo ci sarebbe. E quindi, dicevo prima, è una pillola un po' amara anche per i credenti. E in effetti, questo è un altro esempio di contingenza, ecco il meteorite che cade nel Messico producendo un inverno lungo qualche migliaia d'anni, per cui tutte queste bestioline sono morte. Queste bestioline che avevano dominato la nostra Terra per oltre 100 milioni di anni, e senza questo meteorite sarebbero ancora qui a dominare la nostra vita. Quindi contingenza veramente come... lasciamo questo un po' più in, troppo in dettaglio, ma ritorniamo alle cose più semplici, qui a questo albero della vita e a questa banana gialla qua in fondo. Quindi la domanda: era necessario che la natura facesse la banana gialla,
o la banana poteva anche essere nera a pallini rossi. La risposta: poteva anche la banana non esserci. Ecco, se la banana non ci fosse stata, nessuno se ne sarebbe accorto. Poteva anche non esserci. E la stessa cosa dice la scienza evoluzionaria moderna, non io, ma il 99% dei cultori della materia, che l'uomo poteva anche non esserci. Questo coso qui, lasciatemi arrivare in fondo, e quello di assumere, di accettare l'idea che l'uomo sia un prodotto di contingenza e quindi non una necessità, è naturalmente una asserzione che è pesante, soprattutto appunto per il mondo religioso, e è un animale interessante, soprattutto se poi pensate al fatto che questo Homo, che come vedete, ma come sapete, è qualcosa di molto debole, non ha artigli, non ha zanne, non ha unghie, però è riuscito a diventare il dominatore dell'universo. Come abbia fatto è un discorso interessante e vi consiglio per questo la storia affascinante presentata da Harari nei suoi ultimi libri, e in particolare il primo, Sapiens, ma anche il secondo, che trovo addirittura più bello, Homo Deus, pubblicato, espresso ora in 4,5 milioni di copie, quindi un impatto mediatico notevole. Ecco, lui ci racconta come sia stato possibile che questo animale sia diventato il padrone dell'universo, e lui dice che la ragione fondamentale è naturalmente nella mente, non tanto nell'intelligenza quanto nella capacità di creare pensieri astratti e di implementarli in modo tale che gli uomini fossero coesi l'uno con l'altro. Per esempio l'invenzione della religione, l'invenzione delle leggi, l'invenzione della moneta, tutte cose che hanno permesso la costituzione di, per esempio, eserciti, la costituzione di nazioni, di federazioni, tutte cose astratte che non esistono in pratica, ma i partiti politici. E ecco, parlando di system thinking, la capacità dell'uomo di associarsi in tribù e poi in nazioni e poi in cose ancora più grandi deriva dal pensiero, dalla mente, unitamente anche al linguaggio naturalmente. E quindi ecco che questo essere debole e gracile, inventando religioni, inventando partiti politici, inventando cose incredibili come il credito, per esempio, no? Che sorregge tutta la nostra economia e che non ha nessuna base pratica reale, è riuscito a dominare l'intero mondo. E naturalmente poi questo animale è caratterizzato da una qualità che gli altri animali apparentemente non hanno, quello della coscienza. Ora, coscienza è un termine, discutere di questo ci porterebbe molto lontano, è un termine che ha molte accezioni, uno generale, quello della coscienza, è considerato come l'esperienza soggettiva, quindi guardo il cielo, sento questa sensazione di blu, e questa sensazione di blu è una sensazione mia, solo mia, che non può essere comunicata a nessun altro. Il senso di esistere, il senso di essere,
Tuttavia il termine coscienza ha anche un significato nei mass media più generale, più semplice, che è quella di coscienza di qualcosa, coscienza ecologica, coscienza di genere, coscienza, cioè connesso al termine di responsabilità, che è un po' l'accezione cristiana, no? La coscienza cristiana è la capacità di distinguere il bene dal male. E quindi l'uomo che ha questa capacità. Ebbene, vado verso la fine dicendo che sì, se l'uomo ha questa coscienza, come mai allora dal 1950 fino ad oggi c'è tutta questa serie di disgrazie? Abbiamo distrutto dal 1950, quindi dopo Mauthausen, dopo Hitler, dopo Pol Pot, dopo la bomba atomica, abbiamo distrutto metà delle foreste, c'è una grande quantità di CO2 nell'atmosfera, e l'aumento di temperatura, tutto questo sarà, chiedo scusa, tutto questo che leggete è prodotto dall'uomo quasi nel tentativo conscio e inconscio di distruggere il proprio ambiente, tanto che qualcuno parla di un'ultima estinzione di massa, e questo, a quello che ho capito, ci sarà qualcuno che parla di ecologia, lo vedrete meglio, ma vedete che anche questo è un discorso sistemico. Queste multinazionali, un discorso anche politico, che puntano per la costruzione e il consumo enorme di energia, la quale costruzione di energia produce inquinamento, il quale produce il riscaldamento globale, i disastri del clima e questo, la perdita della... E quindi è anche questo una visione sistemica, se volete, negativa, in cui tutto è collegato l'uno all'altro, e che l'aumento di temperatura, che qualcuno continua, vedi Trump, a negare, e che adesso siamo arrivati a... abbiamo passato lo 0,6, e che... probabilmente limitarsi a 2 gradi entro 30 anni, come si vorrebbe, è già una utopia, e se si supera questa soglia, come hanno calcolato i nostri amici geologi, speriamo che si siano sbagliati, allora il livello delle acque salirà di oltre 1 metro, fino a 2 metri, immaginatevi le migrazioni allora, che faranno diventare... ridicole quelle di adesso, con il Papa che ha scritto la sua enciclica appunto ecologica. Siamo cresciuti pensando che eravamo i proprietari della terra e dominatori autorizzati a saccheggiarla, cosa che continuiamo a fare. Vi ricordo questa curiosità di queste isole strane che si sono formate in questa regione del Pacifico, e sono isole grandi come tutto il Lazio, ma sono formate da correnti che hanno portato lì tutta la plastica, tutto il materiale. Ci vogliono delle ore per andare da una all'altra. Di nuovo il Papa che fa il paragone con la natura, che il nostro sistema industriale non ha ancora imparato a fare quello che fa la natura, dove i materiali di rifiuto vengono riutilizzati continuamente. Diciamo nel libro con Capra, ma non siamo gli unici, il dilemma fondamentale del nostro tempo è nella illusione dei politici che sia possibile una crescita illimitata, ma siamo in un pianeta finito e l'assurdità di una crescita infinita in un pianeta a risorse finite dovrebbe essere
evidente a tutti. Dice, questa ossessione di crescita deve essere vista come la ragione principale della nostra crisi. Qui abbiamo raccolto nel libro tutta una serie di associazioni positive che lottano contro questo tipo di dispendio di energia, di pollution, e trovate nel libro, non voglio andare nei dettagli di questo. Vi ricordo che ci sono tre libri fondamentali, quello di Lester Brown, quello di Emory Lovins e quello di Jeremy Rifkin, che veramente gettano le fondamenti per un sistema alternativo di energie e di costruzione economica senza tutti questi problemi che ci assillano. Quello che io faccio personalmente è quello di tentare, con molti altri, di mantenere accesa la fiamma della coscienza nei giovani con queste conferenze internazionali, scuole di Cortona, dedicate soprattutto a dottorandi e a giovani manager. Il prossimo sarà a Todi, il prossimo giugno, se vi interessa date un'occhiata, ci sono degli speaker eccezionali e il tema è mantenere la propria dignità in pratica in un mondo dominato dalla intelligenza artificiale, che diventerà sempre di più un tema per il nostro. Quello che è probabilmente necessario è un cambiamento del nostro sistema di pensiero, un cambiamento della nostra coscienza, e lascio la parola nell'ultima slide di nuovo a Albert Einstein, che a proposito di questo e rispondendo con 50 anni di anticipo a Papa Francesco, scrisse: un essere umano è parte di un tutto che chiamiamo universo, una parte limitata nel tempo e nello spazio. Egli sperimenta se stesso, pensieri e le sensazioni come qualcosa di separato dal resto. Ecco, in quella che è una specie di illusione ottica della coscienza. Questa illusione è una sorta di prigione che ci limita ai nostri desideri personali. Il nostro compito è quello di liberarci da questa prigione per abbracciare tutte le creature viventi e tutta la natura nella sua bellezza. La mia generazione non ce l'ha fatta, ma forse i più giovani, chissà, ce la faranno. Vi ringrazio. Buongiorno, grazie per questa opportunità, perché mi sono addirittura commossa. Volevo domandare a un professore come lei, come il professore che l'ha preceduta, se in questi anni c'è stata qualche iniziativa a livello così di comunità scientifica e politica perché questo paradigma uscisse finalmente dalle accademie per penetrare i programmi scolastici, perché non so se qui c'è presente qualche insegnante, io non lo sono, ma lavoro anche con la scuola da esterna, cercando di portare la consapevolezza sistemica nel mio piccolo qua e là in modo sporadico, spontaneo ed evidentemente, come dire, troppo insignificante. Mi chiedo com'è possibile se dopo, ancora oggi, dopo 40-50 anni, ancora i nostri figli, i nostri ragazzi imparano pochissimo della vita, dei suoi collegamenti, delle responsabilità che abbiamo nei confronti dei sistemi viventi, come parte, risultato e causa
dell'ambiente in cui viviamo. Io non sono al corrente, ma potrebbe essere che qualcuno si stia muovendo in questa direzione. Qualche anno fa Cerutti forse fu parte di quella specie di task force che doveva ispirare il Ministero della Pubblica Istruzione e poi non ne seppi più nulla. C'è qualcosa che noi non sappiamo e che mi potrebbe consolare, perché lo trovo assolutamente assurdo, criminale, che si continui a raccontare il mondo in modo riduzionista. Dunque, posso... E questo è il punto, è il motivo per cui siamo qui, ma è una vecchissima battaglia. Uno dei, diciamo, la teoria moderna dei sistemi viene da un biologo austriaco, si chiamava Ludwig von Bertalanffy, che nasce in Austria, poi si trasferisce in Canada e lui nell'università comincia a proporre di fare corsi inter o multidisciplinari. E praticamente alla fine l'hanno espulso. Cioè c'è una difficoltà a far penetrare questo discorso, perché è un passaggio di epoca storica. Noi ci troviamo come i moderni che parlano con i medievali, per cui è molto difficile riuscire a far penetrare un sistema che è un sistema della conoscenza dentro quell'altro tipo di mentalità. Matteo vi ha raccontato che non puoi fare una tesi all'università, non puoi fare una pubblicazione, la pubblicazione non viene categorizzata, se non viene categorizzata non c'è la peer review e poi non c'è il numero di lettori che sanciscono se quello studio è stato fatto bene. Mancano gli interdisciplinari, mancano i multidisciplinari, bisognerebbe fare una facoltà, perché questa è una forma di pensiero orizzontale, l'oltre la nostra conoscenza è verticale. Ora qui nessuno vuole sostituire una conoscenza orizzontale con la verticale, ma siccome Cartesio ci ha presentato gli assi cartesiani, allora già con queste due dimensioni possiamo conoscere di meglio e più. Purtroppo non c'è. In Italia, lei ha citato Bocchi, c'è la famosa conferenza con la quale è stato inizialmente importato questo pensiero in Italia, che si chiamava La sfida della complessità, che tra l'altro è anche un libro oggi pubblicato da Bruno Mondadori, dove c'è Edgar Morin, dove c'è Maturana, dove ci sono, diciamo, i padri sacri di questo tipo di pensiero, e si è andati avanti. C'è un Festival della Complessità che è arrivato alla 10ª edizione, quest'anno a Roma lo faremo al Macro, però ci vorranno decenni di battaglia culturale per far, come dire, penetrare questo paradigma, perché, ripeto, è una forma che è totalmente aliena a come è fatta anche l'istituzione scolastica. In altri ambienti, in ambiente scientifico di tipo anglosassone, ci sono delle università in Gran Bretagna, in parte anche in America, che hanno rapporti se non altro interdisciplinari, però poi lì interviene un altro problema, perché tutto questo è visto come visione scientifica, mentre, come diceva Luisi, la complessità rifiuta la dicotomia tra pensiero scientifico e pensiero umanistico. Sì, io concordo con Pierluigi, e questo mi ricorda anche le mie battaglie. Io ho lavorato oltre 30 anni al Politecnico di Zurigo e lì ho iniziato questa Cortona Week con questa osservazione che il curriculum universitario è capace di preparare specialisti ottimi, ma in una sola materia. E una sola materia non è mai capace di risolvere o di attaccare i problemi del mondo. Per cui aprimmo questo discorso della interdisciplinarità, che fu attaccato dalla scuola, io mi trovai molto ostratiggiato, perché l'argomento era che sì, vabbè, se tu vuoi fare, allora mettiamo un corso in più di filosofia della scienza. Io ebbi molta difficoltà a spiegare che non si tratta di aggiungere una cosa specifica, si tratta di allargare la mente in modo da far vedere un orizzonte più vasto,
e questo di allargare la mente non è fatto dalla nostra università, proprio per definizione, perché a noi servono ingegneri altamente specializzati che sanno costruire ponti che non crollino, che sanno costruire aerei che non cadano. Quindi la specializzazione necessaria, e questo è quello che fa l'università. L'apertura mentale è qualcosa che l'università, così come è adesso fatta, non può farlo. E per quello, per esempio, la scuola di Cortona, che invece è proprio l'opposto, mette insieme facoltà diverse, ma c'è quasi un'antitesi proprio fondamentale tra l'insegnamento universitario, che deve preparare professionisti specializzati, e invece il desiderio, la necessità di attaccare, risolvere, capire problemi del mondo, che è invece una visione interdisciplinare, dove, attenzione, io dico sempre, interdisciplinare non vuol dire un cocktail di specialità, non è che prendi un po' di fisica, ci aggiungi un pochino di tai chi, poi un po' di yoga e shake, no, ci vuole la specializzazione precisa. La interdisciplinarità è qualcosa non a livello di mixing, ma è a livello di apertura mentale, e questa l'università non te la dà, e ci vogliono cose diverse come quelle che facciamo noi. Vieni a Toddy Week e vedrai quello che è, insomma. Posso accrescermi un attimo a questo? Allora, tutte e due, non pensate, forse, non so sto microfono se funziona bene o no, non pensate che forse c'è qualcosa nel nostro sistema educativo italiano vecchio stile, cioè quello disegnato da Croce Gentile, basato sui licei classici, scientifici, eccetera, cioè che dà una forte, diciamo così, egemonia su tutte le materie al pensiero umanistico, filosofia, storia, letteratura. Non pensate che il pensiero umanistico possa aiutare in questa direzione? Non so se è esattamente l'interdisciplinarità a cui state pensando, però sicuramente a fare delle connessioni che il pensiero iperspecializzato non riesce a fare, e lo stesso vecchio Croce aveva già un pochino diciamo sì, criticato gli scienziati perché non capivano nulla di filosofia, capisco, e infatti questo è uno dei problemi, però diciamo, prima di tutto il problema non è solo italiano, perché lo si trova in America, in Cina, in tutte le parti del mondo. Cioè, il problema è che è lo scienziato che è capace di aprirsi alle arti. Io al Politecnico, dove ero io, c'erano famosi professori di chimica a livello di Nobel Prize che si riunivano e facevano concerti di violino e di clarinetto, e poi discutevano di filosofia. Non ho mai visto dei letterati che si riuniscono fra loro per discutere di evoluzione o di relatività, con quest'idea che la scienza è troppo difficile, insomma, no? Quindi quello di Gentile è un discorso purtroppo incarnato nella nostra società, ma fa sì che siano proprio letterati ad essere quelli più opposti all'interdisciplinarità. In tutti i miei, io ho fatto questa Cortona per 30 anni, e ho visto molti, molti scienziati aprirsi, e potrei darti degli esempi spettacolari. Non ho quasi mai visto dei cultori della lingua italiana o di qualche altra lingua interessarsi di meccanica quantistica, anche dei principi. È unilaterale questo discorso, quindi, e non è solo italiano, è proprio... Lui è di provenienza scientifica, io di provenienza filosofica, quindi siamo la dimostrazione che, insomma, le diversità possono parlare. Tu citavi Croce Gentile, ma ci fu una famosa polemica tra Croce Gentile e Enriquez,
a proposito della divisione tra sapere umanistico, è una battaglia imperiale. Voglio dire, se il pensiero umanistico tenta, come dire, di governare quello scientifico o il contrario, non è l'adeguazione tra due forme di intelletto. Luisi ha ragione, nell'ambito del pensiero umanistico, ma anche della filosofia, c'è una separazione tra scienza e pensiero che si produce nell'Ottocento, quando c'è la speciazione di molte parti che erano interne alla filosofia, che diventano delle discipline, l'antropologia, la psicologia e la cosmologia. Rationalis stanno ancora nella critica della ragion pura, nell'Ottocento incominciano a diventare discipline. E piano piano tutte queste discipline, già se ne erano andate le scienze dure, cioè la fisica, la chimica si era trasformata dall'alchimia, la biologia eccetera eccetera, e la filosofia l'ha vissuta in maniera forse un pochino rancorosa. Oggi è molto difficile trovare pensatori che leggono e si informano di quelle che sono le visioni. Da una parte ci sono gli epistemologi che studiano come della modalità scientifica, ma bisognerebbe anche collezionare i risultati, se non altro per prenderne atto, per cercare poi di fare quella famosa ricostruzione sistemica del pensiero. Ecco perché all'inizio io ho detto cerchiamo di porre questo come teoria della conoscenza, perché effettivamente è solamente la teoria della conoscenza, quindi la filosofia, che può a livello generale rivedere la forma, però poi va riempita di contenuti, non può essere solo quella forma. E i contenuti vanno reperiti nelle tre famiglie della conoscenza occidentale, che sono le scienze dure, le scienze umane e sociali e il pensiero umanistico. Io faccio questo da 17 anni, io mi alzo la mattina, leggo, scrivo da 17 anni, faccio solo questo, sono un privilegiato. Ho letto più di un migliaio di testi di tutte le discipline. È molto difficile l'interdisciplinarietà. Io ci ho messo 17 anni ad avere un minimo di competenze in tutte le discipline. Quindi, siccome mancano sintesi di sintesi, mancano metodi, io sono un esploratore di terre incognite, quindi ho collezionato tutte queste letture e cerco di fare qualche cosa. Ma è chiaro che se fosse invece un movimento di pensiero avremmo delle griglie alle quali aggrapparci, purtroppo non le abbiamo. C'è un limite nell'organizzazione sociale nostra a questo, al raggiungimento di questo obiettivo, oppure si tratta oggi ancora di una specie di limite antropologico, di assenza di una coscienza collettiva capace di assumere questo obiettivo come un importante? Poi volevo fare lo tornare indietro, ma guarda, c'era un scrittore di fantascienza che era Van Gogh, il quale nel suo libro dicevo, parlava di connettivismo come elemento complessivo di percezione anche scientifica, che generava della realtà che non era più parcellizzata ma era complessiva nel suo, integrata nel suo sistema. Dunque la visione connettiva e sistemica, poi ne riparleremo oggi pomeriggio, c'è un concetto fondamentale che è il concetto di relazione. Ora sappiate che nella storia della filosofia occidentale, partendo da Platone e Aristotele, non c'è il concetto di relazione, ok? Quindi se abbiamo detto che ci sono le cose che hanno relazioni, almeno il 50% di questo discorso non ha una sua grande tradizione nella forma più generale del nostro pensiero. Questa è una delle difficoltà forse principali a far fare questo tipo di salto. La prima domanda che aveva fatto qual era? No, era il problema se invece c'è proprio... È chiaramente la divisione dei saperi, anche la divisione dei saperi rispecchia anche la divisione della società. E quindi chiaramente le società complesse che si definiscono tali, perché sono basate sulla divisione del lavoro, o almeno questa è la definizione che si dà, non è completamente vera, perché gli ultimi studi di paleoantropologia ci dicono che anche le società più piccole avevano divisione del lavoro, solo che queste gerarchie non erano le sole e non erano fisse, nel senso che se andavi a cacciare, chiaramente il lettore di stelle, che è quello che leggeva il percorso per andare a trovare le mandrie, gli dava il gruppo, poi era il lanciatore di lancia o il coordinatore
dell'accerchiamento della preda, poi tornavano e c'era comunque la famiglia, c'era la donna che in realtà era andata a fare la raccolta, che poi era quello che si mangiava, perché si aspettavano gli uomini che cacciavano, e poi c'erano i saggi e gli anziani, insomma c'era una composizione più varia, mentre la gerarchia fissa con la divisione del lavoro e poi si specchia con la divisione delle discipline. Riparleremo oggi pomeriggio, è mia opinione personale, ma tutto questo alla fine arriva sempre alla teoria politica, che è ripensare una teoria forte della democrazia, perché di questo stiamo parlando. Mettere parti tra di loro non all'interno di una gerarchia, ma di una compartecipazione a qualche cosa, per noi che siamo esseri senzienti, non siamo atomi, non siamo molecole, per cui bisogna stare anche attenti alle analogie che usiamo. Significa ripensare questa teoria che in realtà non è mai stata pensata fino in fondo e non appartiene alla nostra tradizione, appartiene molto meno di quanto ci piace pensare o di quanto ci piace dire. Mi sarà abbastanza difficile riuscire a spiegarmici il fatto che la problematica di un'architetto è così complessa, quindi mi sembra molto più complessa di quanto potevano essere diversi anni fa i nostri nomi. Ho l'impressione che ci sia una coscienza di questa complessità, ma non individuata, cioè non si sa in che cosa casi. E questa sia anche una delle cause della disperazione latente che ci sta maneggiando la vita, perché lo vediamo dalla povertà, da tutti i problemi che emergono, no? Ho l'impressione che questa coscienza della difficoltà sia diffusa e non ci sia però anche la coscienza che occorre costruirsi un senso critico per poter analizzare le cose in maniera più profonda e uscire dalla banalità dei messaggi, del cercare di ridurre la complessità quattro parole o tre citazioni. Credo che siamo tutti d'accordo su queste che sono osservazioni, insomma. Credo anche che le cose siano andate così, parlare dei nostri nonni. Non credo che le cose fossero molto diverse dal punto di vista così generale. E questo problema della mancanza di una coscienza collettiva è un problema che è con l'uomo forse dall'inizio della sua evoluzione. L'individualità è la caratteristica saliente del Homo, quello che abbiamo visto. A questo si aggiunge questo discorso della connettività. La cosa più importante dell'uomo è la relazione con altri uomini, ma diciamo queste due cose, l'individualità e poi il bisogno della connessione, non sono sempre in armonia con se stesse. Ci sono chiare indicazioni che quello che viene fuori con più prepotenza è il beneficio individuale. E questo risponde anche a quello che diceva prima il tuo compagno, cioè il carattere dominante nel mondo di oggi, come lo vedi nella globalizzazione, nel neocapitalismo, è il guadagno individuale e soggettivo, mediato poi con questo discorso di cercare di fare qualcosa per gli altri, ma questa contrapposizione tra io, di più, sì, un po' anche gli altri, è quello che domina e ha sempre dominato la nostra società e non credo che arriveremo mai a un equilibrio tra queste due forze, quella dell'io e quella della collettività. È quello che ci definisce come uomini. Volevo aggiungere una cosa importante, ci sono
sociali che oggi registrano questa epidemia d'ansia di cui parlavi, no? In fondo la conoscenza da cosa nasce, perché diciamo che è lo strumento che ci ha permesso di adattarci, perché attraverso i cinque sensi e l'elaborazione delle informazioni ricevute ci siamo prefigurate le cose, no? Il serpente è un pericolo, l'animale è un altro pericolo, elaboriamo cose, poi elaboriamo strategie per evitare questi pericoli. Indubbiamente quando si percepisce un pericolo, dato da quello che abbiamo detto, la complessità contemporanea, cioè abbiamo molti fatti fuori teoria, abbiamo troppi fatti fuori teoria, allora percettivamente, pur non avendolo razionalizzato, quando si crea questa non collimazione tra i fatti e la nostra incapacità di razionalizzarli, collocarli, categorizzarli, che significa pregiudicarli, incomincia, diciamo così, l'ansia. Allora, quando arriva l'ansia arrivano gli spacciatori di ansiolitici. Gli spacciatori di ansiolitici vendono dicotomia, cioè vendono applicazioni estremamente semplificate del meccanismo duale che citava Luisi, che deriva probabilmente dalla semplice cognizione di me fuori di me, praticamente, e che è un meccanismo culturale, perché i cinesi interpretano un meccanismo duale, per esempio, in un'altra maniera. È un'eterna ciclicità tra lo yin e lo yang. Non so se avete presente quel simbolo che è Tai Chi Tu, con quei due virgoloni, uno bianco e uno nero. Ecco, anche alla massima espressione del bianco rimane un puntino di nero, che poi arriva al ciclo del nero che domina sul bianco. Questa è un'interpretazione del duale. Un'altra è quella di Eraclito, Polemos è padre di tutte le cose, cioè ci sono due, sì o no, positivo o negativo, si scontrano tra di loro e danno vita a tutti. Hegel le ha tripartizzate con poi la sintesi finale. Ora, la dicotomia purtroppo è un modo tipicamente occidentale di impostare la lettura dei fatti. Molte volte i concetti che vanno dentro le dicotomie sono dei concetti che sono chiari al centro e poi mano a mano quando vai in periferia dici sì, ma dov'è il confine con l'altro concetto? Fino a che punto? Ecco, tutte queste cose sono trattate nella cultura della complessità, per esempio con la logica Fuzzi, che dice che non ci sono valori di verità assoluti, ma ci sono, se è 0 e 1, ci sarà 0,1, 0,2, 0,700, 7, 6, 9, capito? Gradi diversi di approssimazione. Questo permette di usare il meccanismo duale senza finire su Facebook a darsi del deficiente uno con l'altro. Loro hanno fatto molti video, diciamo, proprio così, simpatico malessere, no? Per partecipare a questo dibattito stereotipato, che poi ci dà la sensazione che nessuna delle due alternative della dicotomia in realtà sta catturando una congrua misura della realtà, no? Proprio perché il sistema di pensiero nostro, il sistema di conoscenza, è inadeguato all'oggetto. Questo almeno ciò che pensiamo dal punto di vista della filosofia della complessità, ma ne riparleremo nel pomeriggio.